Bravo il nostro Martin. Io non avrei detto niente, avevi un'aria così felice poco fa che ho pensato. No. A dirti la verità, sono contento che tu abbia capito perché crepavo dalla voglia di dirti tutto. Solo che non sapevo da chi fartelo dire. Aaron o Roy? Roy o Aaron? Ti dirò un segreto. Uno di quelli che restano fra avvocato e cliente, mi capisci, vero? Non importa da chi te lo faccio dire, la storia è sempre la stessa. Ho dovuto ammazzare io, Linda. Quella puttana ha avuto quello che si meritava. Ma il fare a pezzi quel figlio di puttana di Rashford, beh, quello è stato proprio un capolavoro. Anche se mi sono fatto beccare. Mi deludi molto, te lo devo dire sinceramente. Non c'è mai stato nessun Aaron, avvocato. Andiamo, Marti, credevo l'avessi capito in aula. Cazzo, quando mi hai messo sul banco dei testimoni sei stato il massimo. E quando mi hai detto, dai, fai l'uomo, allora io ho capito cosa volevi e ti ho assecondato, no? Eh? Marti, non fare così, dai. Siamo una squadra, io e te. Cazzo se siamo una squadra. Io non ce l'avrei mai fatta senza di te. Adesso sei un po' incazzato perché ti eri affezionato al povero Aaron, questo lo capisco, ma l'amore è dolore. Guarda che scherzo, eh. Mica ti volevo offendere. Che cosa volevi che facessi, scusa? Dai, retto a me. Non te ne pentirai.